Olè, buonasera e benvenuti in questa nuova e ultima puntata di Zoom on You, la rubrica in cui il protagonista sei tu. Io sono Liliana, sono una speaker di Zoom Click Eventi, agenzia di animazione, e non posso fare a meno di ricordarvi che noi di Zoom Click siamo prontissimi per ripartire insieme a voi, per ricominciare a conoscervi e per festeggiare insieme e per divertirci. Quindi, se per caso qualcuno di voi aveva qualche evento in programma che per cause di forza maggiore è saltato, ma ha già qualche intenzione, riprendete a ricontattarci perché noi siamo pronti a ricominciare. Quindi, ricontattateci su Instagram, su Facebook e tra l'altro vi ricordo anche di seguirci su queste piattaforme. Allora, ritorniamo a noi. Chi ha seguito le nostre dirette fino a questo punto sa che nelle dirette precedenti solitamente non sono sola a condurre, ma c'è sempre con me il nostro collega Enrico, anche lui speaker, che oggi purtroppo non ci ha potuto raggiungere, sostenerci. Noi comunque lo salutiamo, gli mandiamo tanti bacini, tanti abbracci e gli diciamo che ci manca tantissimo. E mi dispiace per chi stasera seguirà la diretta perché dovrà subire i miei lunghissimi monologhi, i miei sproloqui, solitamente senza una fine, senza conclusione, ma cercherò comunque di limitarvi, ve lo prometto, ci proverò. Comunque, torniamo a Zoom on You, la rubrica in cui il protagonista sei tu, e il protagonista di stasera è, diciamo, un artista un po' più che emergente, anzi, lui ha una lunghissima carriera alle spalle, della quale poi parleremo, e questa lunghissima carriera l'ha portato ad essere il professionista che oggi è. Allora, io direi di non perderci in chiacchiere, perché il nostro ospite di stasera, prima di presentarsi, ha deciso di mandarci un video di presentazione, una sorta di ripercorso del suo cammino d'artista. E che chiedo alla nostra regia appunto di condividerci. Tra l'altro saluto anche la nostra regia, dove c'è Riccardo stasera, che oggi dovrà subirsi i miei sproloqui. Ok, Riccardo, ci puoi condividere il video? Grazie. I prossimi giorni, dopo mangiato, ognuno di noi metterà nel proprio piatto un po' di anilina, che è un colorante rosso. Non è tutto terminato, basta saper scegliere, che la decisione è sacra, e adesso lo so. Vola l'eternità, le stagioni passeranno e io crescerò. Ma basta camminare, so,
faccia senza aver paura. Olè, quindi ci siamo. Allora, facciamo entrare il nostro ospite di stasera, Luigi Paolillo. Buonasera, ciao Lilli. Buonasera ciao. A tutti, tra l'altro. Buonasera. Sono emozionato. Questo video mi commuove perché praticamente tanti ricordi davvero bellissimi, poi fantastici. Grazie ragazzi, davvero. Perché giustamente abbiamo ripercorso tutta la tua carriera d'artista, quindi hai vissuto un po' il passato, no? Ma dimmi, effettivamente, com'è iniziato il tutto? Come si è sviluppata, come è nata anzi, e poi come si è sviluppata questa tua passione? Qual è stato l'evento scatenante? Vabbè, la passione la diciamo già da piccolino, mi divertivo a imitare. Io sono anche un imitatore, eh? Tutti ridono di me quando io imito le... vabbè, sì. Quindi... dire qualcosa, magari. Vabbè. Questa diretta è fatta solo per noi, siamo io, tu e la regia. Possiamo fare bellissimo. Quello che ci va. Bellissimo. Beh, diciamo mi divertivo tanto a imitare. Poi ho iniziato a cantare... a studiare canto, però ovviamente tutto è iniziato da Gian Burrasca. Ho avuto la fortuna e l'onore di lavorare con una grande artista che è Rita Pavone, che tra l'altro abbiamo visto anche a Sanremo quest'anno, ed è stata ma ancora è moderna, con una tecnica fenomenale, con un'interpretazione scenica da paura. Rita Pavone è ancora così, è sempre la grande Rita. E quindi è stato, che dire, ho avuto questa fortuna di lavorare con lei attraverso dei provini, e dopo sei provini duri, recitazione, canto, movimento, presenza scenica, diciamo era tutto compreso in questi provini. Poi quando hai affrontato questa cosa, quindi avevo 9-10 anni più o meno, e c'era l'ansia di andavo con mia mamma e mio padre a Roma e praticamente, che dire, sostenevo questi lunghi provini. Al sesto provino, Rita Pavone, lei sempre buffa, Rita Pavone, quando io recitavo, lei faceva così, stava sempre così, ad ascoltare. Ricordo questa poesia, Pianoforte Notte, io portai questa poesia sia al primo provino sia all'ultimo, di Salvatore Di Giacomo, straordinaria, dove Rita faceva, con questa poesia... Mi è piaciuta, io ridevo, ricordavo, Rita disse, sei nel mio cast di Gian Burrasca, sì, cavolo, nel cast di Gian Burrasca, e poi è stata un'esperienza bellissima, siamo stati a Milano, con Rita Pavone, ma guarda, hai fatto una bella ricerca, sì, qui era la Lazio. Lei ha presentato, allora questo è l'anno successivo, perché Gian Burrasca è uscito nel 2001, 5 gennaio 2001, lo ricordo ancora, e praticamente l'anno successivo invece abbiamo girato i teatri d'Italia, appunto con il musical Gian Burrasca, perché Gian Burrasca parte come film musical, ma poi ci sono stati 2 anni di tour in tutti i teatri d'Italia di questo meraviglioso musical. Lei, Rita Pavone, qui era la Lazio. Alas, sì, in Liguria, vicino a Sanremo, palazzetto dello sport. Tu dici anche l'ora. Cosa? Adesso ci dici anche l'ora in questo, l'ho scattata la foto. Ma guardate, ma quando vivi delle esperienze così, ma certe cose ti rimangono impresse, perché non è possibile, io ricordo tutto, eppure avevo 10 anni. Intanto ricordo qualsiasi cosa, perché è stata un'esperienza ed è un'esperienza indimenticabile. È come se la stessi. Grazie per le foto, comunque.
Che dire, poi c'era Teddy Reno, che era il marito di Rita Pavone, che mi stimava davvero tanto, ci divertivamo con tanti sketch, con commedie, parti recitate. Esperienza unica, mi sono divertito tanto poi tra l'altro. Stavo in mezzo agli artisti, Katia Ricciarelli, Enrico Beruschi, che simpaticissimo Beruschi, che scendeva le scale. Oh, adesso tocca a me, tocca a me! Faceva il grande Beruschi, per farti capire. Stavo in mezzo ai pazzi, però era l'ambiente mio, l'ambiente mio. Grazie a questa esperienza ho detto: io voglio fare questo nella vita. Questo è il destino, è il mio destino. E così è stato un po'. E infatti ti sei interfacciato anche con altre esperienze, sempre teatrali ma anche cinematografiche, soprattutto anche con Rita Pavone. Siamo ancora nell'ambito di Rita Pavone. Tu, infatti, il video che abbiamo visto prima era tratto proprio dal film, Dal giusto? film Gian Burrasca a Canale 5, uscì in prima visione nel 2001 a Canale 5, poi c'è stato il tour teatrale e poi ci sono state anche altre esperienze con la festa degli sconosciuti, con Rita Pavone e Teddy Reno, dove sono stato premiato come miglior attore protagonista. Mamma mia, che paura avevo addosso! Avevo una paura addosso. Il teatro di Alassio, pieno tra l'altro, il pieno, poi da Alassio a Roma. I viaggi erano faticosi, lunghi tra l'altro, con un pulmino, però ne valsa la pena. Dopo Rita Pavone continua poi il mio percorso televisivo con San Francesco d'Assisi su Rai 1, con... Infatti abbiamo fatto sempre, non so, questo non credo sia a San Francesco d'Assisi. Se Riccardo ci Quale? manda la foto, ce ne parli tu. Quale? Dov'è? Non si sta aprendo, un attimo, ritrovo subito. Mamma, Aiuto. tranquilla, tranquilla. Ok, ci siamo. È questa. Ah, qui era Notte Manvitelliana sul Rai 1 con Massimo Giletti, dove qua canto un po' musica leggera, un po' lirica, perché mi sono esibito con l'operetta La Vedova Allegra e Scabroso le donne studiar, bellissimo, e poi praticamente ho cantato anche un pezzo di musica leggera, La voce del silenzio di Massimo Ranieri, che tra l'altro ancora oggi è il mio cavallo di battaglia. E questo era Rai 1, il grande Massimo Giletti, bellissimo. Beh, questa era Rai 1, era una bellissima esperienza con Caterina, ricordo ancora Caterina della Versale, era diretto da lei questo spettacolo. Saluto tanto Caterina. Allora, ti volevo dire, quindi poi hai proseguito anche con queste esperienze cinematografiche con la Rai. Diciamo che Rita Pavone ti ha dato un attimo la possibilità di Mi ha dato l'input, mi ha dato praticamente anche la possibilità di riflettere, perché poi c'è stata una lunga riflessione. La riflessione era quello: ma voglio fare questo nella vita oppure voglio fare altro? Che devo fare nella vita? E alla fine Rita Pavone mi ha dato anche la possibilità di capire che questo era ed è e sarà sempre il mio mondo. Tra l'altro da giovanissimo, cioè poche persone hanno a 10 anni le idee chiare. Tu proprio Sì, avendo avuto... guarda, sulla musica, sull'arte, sul mondo dello spettacolo, ho sempre avuto le idee chiare. Guarda, io quando ero piccolo mi divertivo anche a fare il dottore. E diceva mia mamma: può essere mai medico? Io sono ipocondriaco, ho paura di qualsiasi malattia. Come facevo a fare il medico? Mi sentivo tutti i sintomi, già li sento adesso, figuriamoci se facevo il medico. Però alla fine cosa ho scoperto? Che io mi divertivo a fare il dottore, imitavo fare il dottore, ma non volevo fare il dottore, io imitavo fare il dottore. E quindi alla fine è sempre un'imitazione, sempre quello volevo fare, il mondo dello spettacolo, dell'arte. Vabbè, devo dire che poi ci stai riuscendo bene. No, Riccardo, non mi piace questa visualizzazione. Grazie. Allora, che ti volevo chiedere? Curiosità, così giovane, 10 anni, ritrovarsi buttato proprio in un mondo di squali, questo mondo dello spettacolo. Come hai vissuto le due esperienze, cinematografica e poi teatrale?
Li hai trovati affine ai tempi? Hai percepito invece il cambiamento? Ci sono differenze sostanziali? E come poi hai sviluppato il tuo modo di operare nell'ambito dello spettacolo, sia ai tempi sia oggi? Guarda, questa è una domanda molto complessa, perché tra l'altro devo anche rispondere bene, perché altrimenti lascio intendere un messaggio sbagliato, e cioè che il teatro è più difficile del cinema. Assolutamente non è così. Sicuramente l'attore sicuramente deve avere delle peculiarità diverse, questo sicuramente. Sono due cose diverse, ma non completamente diverse. Attenzione, a parte il fatto che il cinema ha preso tanto dal teatro, il teatro viene chiamato il padre buono, anche dai alcuni filosofi. Perché questo? Perché appunto il cinema ha preso tanto dal teatro, però l'attore cinematografico che cosa fa, insomma? È sempre comunque un attore ripreso da una macchina da presa, da una telecamera, ok? La tecnologia poi ha fatto dei passi da gigante. E la macchina da presa però è fondamentale, perché può infatti andare sul particolare, esaltare una caratteristica del corpo, del volto dell'attore, ovviamente per fini artistici voluti dal regista. L'attore che cosa deve fare? Deve avere una grande concentrazione, una concentrazione particolare, perché deve concentrarsi sulla micro espressività, si chiama così. Quindi le sfumature vocali, le sfumature espressive. Perché questo? Perché deve rendere naturale l'interpretazione. Giusto. Quanto più naturale possibile. Invece il teatro non lavora soltanto, lavora col corpo, lavora con la maschera, con la respirazione, appunto, la respirazione diaframmatica che usiamo nel canto anche, perché ovviamente dobbiamo gravare poco sulle corde vocali, e poi per avere la maschera, cioè l'amplificazione, questo tono più alto, perché ci devono sentire anche le persone che stanno alla fine della platea. Quindi le peculiarità devono essere diverse, però guarda, non è proprio completamente diverse. È comunque cinema e teatro, l'attore comunque deve avere delle sue peculiarità sceniche, vocali, quindi un po' sono affini, un po' no. È un po' tra musical e discografia, la stessa cosa, ve lo dico sempre agli allievi, no? La discografia è un'altra impostazione vocale, il musical un'altra ancora. Quindi si studia tanto, la dote sicuramente è fondamentale, la dote deve, sì, è innata sicuramente, però si studia tantissimo, perché l'attore deve fare, deve studiare per concentrarsi, per immedesimarsi, perché l'immedesimazione deve essere, è fondamentale per chi volesse fare questo mestiere. E io come l'ho vissuta? Beh, l'ho vissuta studiando innanzitutto, e poi devo dire che ho avuto anche la fortuna di fare l'esperienza sia cinematografica, quindi, e sia quella teatrale. E poi, giustamente, sono tutte esperienze che poi hai cercato, con la quale hai cercato di arricchire anche la tua presenza sul territorio, per esempio, perché io so che grazie alle tue esperienze artistiche tu sei riuscito anche a, diciamo, avviare una compagnia teatrale. Sì, sì. Guarda, io la compagnia Scugnizzi in Arte, che saluto tutti, tu ci sei pure te nella compagnia Scugnizzi in Arte, quindi salutiamo tutti i membri della compagnia. Per esempio, la compagnia Scugnizzi in Arte è stata ed è, e sarà, io dico sempre così, parte fondamentale della mia vita. Perché? Perché ho imparato tantissimo. Voi alunni ovviamente mi fate tanti elogi, il maestro Paolino, il maestro, sì raga, ma anche io ho imparato tanto da voi, tantissimo, perché gestire una compagnia teatrale, insegnare la recitazione, insegnare il canto, mi ha arricchito ancora di più. Quindi non sono solo gli alunni ad essere arricchiti dal sapere dell'insegnante, ma è anche l'insegnante che si arricchisce insegnando, quindi praticamente tramandando quello che ha imparato
agli altri. Quindi lo dico sempre, insegnare è un mestiere, cantare un altro mestiere. Il cantante fa il cantante, l'insegnante fa l'insegnante. Sono due cose completamente diverse, perché cantare bene non vuol dire insegnare bene. C'è un'altra domanda riguardo l'insegnamento che ti vorrei fare, però me la vorrei un attimo conservare per un po' più tardi. Vorrei approfondire un attimo anche la tua carriera, perché noi sappiamo, io so per esempio, che tu hai avuto altre esperienze teatrali anche molto molto importanti. Io infatti, appena un attimo che trovo le foto, che te le mando subito, così vediamo, sì, vediamo se, se ci stiamo... Un attimo. Ok. Allora, Riccardo, tra un minuto, anzi tra 30 secondi condividimi lo schermo, perché ho sbagliato foto, però va bene, iniziamo con questo, dai. Riccardo, ok, perfetto. Wow. Ecco. Questa foto è bellissima. Allora, innanzitutto io con il musical sono, soprattutto nel teatro, sono andato una bomba, anche perché Gian Burrasca era un musical, quindi praticamente io faccio musical da quando avevo 9 anni. Gian Burrasca era un musical. Il musical è la, ma il musical è l'unione delle tre delle tre arti temporali, musica, danza e poesia, ed è secondo me l'espressione più complessa, difficile, ma bella e affascinante, ok? Perché racchiudendo questi tre arti temporali lavori con la mimica facciale, lavori con l'espressività, con quest'anima, quest'animale che tu hai dentro, che vuoi far uscire sempre fuori, lavori con la voce, lavori con la tecnica vocale, perché fare tante repliche, fare le prove, ovviamente, devi sempre, devi essere concentrato sia mentalmente sia tecnicamente, perché si canta in un determinato modo, dobbiamo sempre cercare di non, di dare il meglio e di non aggravare sulle corde vocali e non farsi male. Quindi praticamente il musical è stata sempre la passione, la mia passione numero uno. Uno dei musical più belli è Notre Dame de Paris. Io sono cresciuto con Notre Dame de Paris, con Jody Tondo, Lola Pons. E poi c'è questo personaggio qua, che è Joe Tortorelli, tra l'altro che lo stimo tantissimo, ha collaborato con Romeo e Giulietta, Me Cambia il Mondo, che voglio ricordare anche la mia adorata amica Roberta Faccani. Tra l'altro ci sta seguendo, quindi la salutiamo. Sì, la salutiamo, Robby. Ti voglio un mondo di bene. E Gio Tortorelli era uno dei protagonisti del musical San Michele, scritto appunto da Simone Martino, un musical bellissimo, davvero davvero bello, dove esalta la lotta tra il bene e il male, quindi c'è anche la fede, che è sempre stata parte fondamentale della mia vita. Ed è un'emozione ogni volta che vedo questa foto, perché stare vicino a un artista come Gio Tortorelli, vabbè. C'è anche un altro artista al quale tu sei stato molto vicino, infatti io ti volevo fare una domanda riguardo. Questa qui è stata scattata dopo Rossi, lo spettacolo Rosso Napoletano, stavamo facendo le prove. Rosso Napoletano di Serena Autieri, l'anima napoletana, è stato bellissimo, perché interpretare un musical in napoletano, guarda che non è semplice, i napoletani, come dire, tirano fuori tutta l'anima, no? E quindi tirano fuori tutto quello che hanno. E io qui, per esempio, in questo musical dovevo tirare fuori tutto, con espressività, ma soprattutto con improvvisazione, perché loro improvvisano tanto, e poi con spontaneità. Loro, i napoletani, sono spontanei. E Lautieri, vabbè, la conoscono tutti, è una grande artista, grande cantante, grande attrice, grande conduttrice, è completa. Lautieri, Serena Lautieri è completa. E com'è stato lavorare con questi artisti? Cioè, come
com'è interfacciarsi con loro? Impari tanto, innanzitutto sì, sì, ti insegnano tantissimo, ti insegnano quando devi cacciare fuori tutto quello che hai, quando devi invece dare di meno, perché guarda, il teatro non è solamente dare tutto e basta. Il teatro dice quando devi contenerti, quando devi fare altro, perché tu devi sempre immergerti nel ruolo. Quindi non sei più, cioè io non sono più Luigi Paolillo. Se faccio il ruolo tipo San Francesco facevo il lebbroso, no? Io ero un lebbroso, non so più Luigi Paolillo. Gian Burrasca facevo il collegiale, capito? Scugnizzi con la compagnia Scugnizzi d'arte dovevo fare il prete. Quindi praticamente quindi innanzitutto è divertentissimo interpretare tutti questi ruoli, è divertente, però perché si dice il teatro è vita? Il teatro è vita perché nella farsa tu trovi sempre la verità. L'attore parlo del teatro greco perché io praticamente collaborando con Gian Burrasca, San Michele, appunto nominato anche Notre Dame prima, Romeo e Giulietta, sono delle opere popolari, quindi sono comunque opere moderne, sì, ma sempre con un'impronta classica. E nel teatro greco l'attore veniva chiamato ipocrites, cioè ipocrita. Perché ipocrita? Perché appunto che faceva una farsa, faceva finta perché doveva interpretare un altro ruolo. Però nella farsa c'è sempre la verità e ti scopri, il teatro fa in modo che sei in continua evoluzione, tu ti scopri sempre e quindi ho scoperto tanti lati di me, un po' con Don Saverio, un po' con San Michele, un po' con Gian Burrà, ho scoperto tanti lati di me, folli soprattutto, eh. Quindi mi sopportate tanto, lo so. Lo dico così, dico mi sopportate perché anche tu mi sopporti. E quindi è un trovarsi e ritrovarsi, trovarsi e ritrovarsi, è un giro, è un ciclo. A proposito proprio di questo riscoprirsi, io ti ho sempre definito come un'anima molto camaleontica, versatile, diciamo che non stai mai fermo, diciamo così, riesci davvero a coniugare un sacco di cose. Per esempio, in passato, tipo qualche anno fa, hai dato anche inizio ad un progetto discografico e io so, cioè, che probabilmente ci sono anche altre novità discografiche. Delle quali parleremo dopo, però fermiamoci un attimo sul progetto discografico. Io vorrei far sentire adesso il brano Futuro. Sei d'accordo con me? Va bene? Sì, certo. Allora, Riccardo, video Futuro, canta Luigi Paolillo. Riccardo, scusami. Riccardo, mi sa che stiamo avendo problemi con l'audio. Ti ricorderò. Se vuoi te la canto un po'. Aspetta. Dobbiamo cercare di risolvere il problema. Riccardo, sentiamo l'audio. Può essere un problema che nella condivisione schermo non hai cliccato condividi audio, può essere questo? Vabbè, Riccardo, non fa niente. Allora, Luigi, essendo che il video ci ha un attimo abbandonato, se magari dopo si riesce a risolvere il problema, vedremo. Che ne dici se ci fai tu un tuo pezzo adesso, sempre futuro? Pezzettino, io parto da voglio ricordare a quest'Italia che ci sono e se canto e suono non è solo per un gioco, ci trasmetto l'anima e tutto ciò che dono. Ho sputato lacrime ed è giusto che ora sono qui. Dov'è la vittoria? Dov'è la memoria? Resto fermo immobile a pensare a tutti quelli che hanno dato un nome alla falsità. Dov'è quest'unione? Dov'è la ragione?
Le mie relazioni sono fredde, mi riscaldo con la musica. E io crescerò. È giusto. In un attimo è già qua, fresca e nuova la mia gioventù. Ora canto qui, qui davanti a voi. Voglio ricordare quest'Italia che ci sono, e se canto e suono non è solo per un gioco. Ci trasmetto l'anima e tutto ciò che dono. Ho sputato lacrime ed è giusto che ora sono qui. Dov'è la vittoria? Dov'è la memoria? Mi a pensare a tutti quelli che hanno dato un nome alla pazzità. Dov'è quest'unione? Dov'è la ragione? Le mie relazioni sono fredde, mi riscaldo con la musica e con te. Assimo alla vita come un sacrificio, deformandoci, più che più migliorerà. E non fermo immagine, risuona la tua voce con descrizioni, tu ti incarni bene. Insieme ricordiamo a quest'Italia che ci siamo, e se cantiamo insieme non è solo per un gioco. Aspettiamo l'anima, oh, è uscito. Che dobbiamo, e ogni musicista è reso, ora canteremo. Dov'è la vittoria? Dov'è la memoria? Sto fermo proprio a pensare a tutti quelli che hanno dato un nome alla falsità. Dov'è questo unione? Dov'è la ragione? Le relazioni sono fredde, mi riscaldo con la musica che è la mia segretezza, la mia fortezza. È quella costanza che avanza e non pensa a cosa conviene, e per quanto tempo ancora il mio futuro aspetterà, e nel suo spazio da cui. Dov'è la vittoria? Dov'è la memoria? Io la stavo cantando, ogni tanto la cantavo un po' con la musica. Sì, sì, abbiamo sentito. Però ci ha fatto piacere, perché io ho sempre detto che questo pezzo l'ho sempre preferito live. Non lo so, mi dà qualcosa in più live. Guarda, devi capire che, ecco, parliamo di discografia appunto. La discografia purtroppo ha dei limiti. Che cosa voglio dire? Che quando sei con un produttore discografico, qualcuno che ti gestisce, non sempre puoi essere te stesso a 360 gradi. Cioè, oggi sono pochi i produttori che dicono: guarda, io faccio il mio lavoro discograficamente parlando, ma tu canta, fai quello che ti pare. Ma fare quello che, alla fine, che cosa vuol dire? Che non bisogna snaturarsi. Io sinceramente, con soprattutto con la strofa, mi sono snaturato un po', perché il fraseggio della strofa non è a 360 gradi mio, ok? Ecco perché la preferisci live, perché live non è vola l'eternità, ma vola l'eternità. Cioè, metto in risalto anche la, come dire, il lato interpretativo
Però è così, insomma, la discografia a volte non mette in risalto il lato interpretativo. Io poi che mi avvicino molto al teatro e penso che si evince tanto il fatto che mi avvicino al teatro, no? E quindi per questo diciamo, mi è stato consigliato di non dare troppo, ecco. Limitare. Ok? Magari tu sei teatrale anche te, quindi preferisci la versione più teatrale, no? Vola l'eternità, le stagioni passeranno. Anche per me, anche a me piace così, va, anche a me, diciamolo. Senti, come nasce quest'album? Perché si chiama Futuro? Cosa ci racconta? Futuro. Cosa ci vuoi raccontare? Perché purtroppo siamo troppo concentrati sul passato, invece noi dobbiamo praticamente guardare il presente per poi proiettare un futuro, perché il futuro non nasce così, ok? A parte il fatto che nessuno ha la sfera di cristallo che dici io prevedo il futuro, a parte io lo facevo delle scuole al liceo. E voglio salutare la mia cuginetta Valentina che si innervosiva perché ogni giorno facevo tu mi hai interrogato in geografia, tu mi hai interrogato in storia, lei si innervosiva perché magari non era preparata e diceva ma va! E ok, intanto ci azzeccavo sempre perché veniva interrogata, ogni volta che dicevo Valentina tu mi hai interrogata, veniva interrogata sempre! Sono un indovino! Voglio salutare la mia cuginetta Valentina che l'ho fatta soffrire tanto al liceo, però tranquilla, è diventata un'infermiera oggi straordinaria, quindi è una grande cugina. Allora, ascoltami, quindi stavo dicendo, a parte le battute che faccio, non le lasciamo stare. Allora, quindi nessuno ha la sfera magica, no? Quindi è il presente, noi dobbiamo portare avanti il presente per costruire il futuro. È praticamente il presente per noi giovani. È un Non è po' tanto, ingombrante. diciamolo, è un po' critico, eh? Siamo un po' bloccati, un po' mentalmente, un po' lavorativamente, lo dobbiamo dire, però è questo è l'inno del futuro, cioè cerchiamo di costruire bene il presente cioè, scusa, cerchiamo di guardare il presente per costruire bene il futuro. Ok? Perché il futuro non viene da sé. Questo io lo dico sempre. E quindi è Diciamo, la chiave, il futuro è la chiave di noi giovani, a non arrendersi mai, a non demordere mai. Con umiltà, con disponibilità al confronto, allo studio. Queste sono le chiavi. Poi io che sono l'insegnante, lo dico sempre anche ai miei alunni, preparatevi, vi prego, studiate. Ok, qua ci sono tanti. Ma tu ti rendi conto che oggi anche un muratore si sveglia di mattina e fa, voglio fare l'insegnante di canto. Oh, ma ce ne sono tanti in zona, li conosciamo tanti. E quindi l'insegnante è una missione, è un compito fondamentale. Importante perché devi fare da guida ovviamente. Non è semplice, non è semplice. Quindi bisogna ammettere quando si sbaglia, bisogna essere umili, bisogna confrontarsi a volte, confrontarsi e poi non si smette mai di imparare. Quindi bisogna sempre studiare, soprattutto nel nostro campo, no? Le voci, la voce è qualcosa di affascinante, ma è complesso. È complesso studiare la voce, Luigi, perché prima abbiamo. Sì. abbiamo parlato di snaturarsi, no? Abbiamo parlato di come la discografia porti comunque a snaturare un po' A anche volte la sì. personalità. Ecco, a riguardo c'è un altro brano che io vorrei far sentire, perché lì ho visto un Luigi Paolillo totalmente diverso. Quindi se Riccardo ci fa il video, ci vediamo questo brano, ce lo sentiamo e poi dopo magari ne parliamo. Va bene. Vai Riccardo, siamo tutti con te. Questo è Vivi senza regole, canta Luigi Paolillo. Villa Paolillo, sì. Vivi
voglia di far niente. Il caffè ti smuove appena, le pille mobili. Osservi un punto fisso e pensi che tra un paio d'ore lavorerai. Il tuo lavoro è magico, di distanza da tutto il resto, pensa a ciò che hai perso e le mani al posto tuo spostano gli oggetti, quelli che ricordano il passato. Non è tutto terminato, basta sempre scegliere che la decisione è sacra. E adesso lo tu vivi senza regole, ama condizionatamente, ascolta le paure e togli più sereno, saluta senza mano a Dio, oggi al mondo l'occasione, ciò che nasce cresce non muore. Fredda la tua anima, lavora con la mente, non sul riscaldamento, poi tutto passerà, stai calmo e non pensare a quel che resterà. Non è tutto logico, basta sempre scegliere la tua verità. Conoscerai, vivi senza regole, avendo condizionatamente, affronta le paure e togli più sereno, saluta senza mano a Dio, offre al mondo l'occasione, ciò che nasce cresce con cuore. Vivi senza regole. Allora, Luigi, okay. Io ride, guarda, ho sorriso tutto il tempo perché questo video è stato ripreso praticamente a ottobre. Ce l'abbiamo fatto, l'abbiamo fatto le riprese a ottobre. Faceva freddissimo. Ok. Ci siamo congelati, veramente ci siamo congelati. Infatti le ragazze presero una polmonite senza Covid. Ok. Quindi praticamente, però ecco, questo è Luigi Paolillo a 360 gradi, ok? Ecco, quindi io sto così. Non è stato snaturarsi, è stato semplicemente scoprire, mettere in mostra un'altra parte di te, giusto? Questo sono io a 360 gradi, una persona che vive senza regole. Attenzione, vivere senza regole vuol dire però vivere con i sogni. Perché vivere senza regole non vuol dire non rispettare il prossimo, non vuol dire esporre violenza, sopraffazione. No, vivere senza libri, senza scuola, non è questo. Vivere senza regole, in questo caso, esprime l'essere fiduciosi nella direzione dei nostri sogni, ok? Io ho sempre sognato nella vita, e ancora oggi sogno,
La sognerò sempre, ok? Lo diceva anche Don Saverio. Ti ricordi quando mi dicevi, Don Savè, ma hai mai cantato in un teatro? E io come rispondevo? Sì, ogni volta che chiudo gli occhi immagino di cantare in un grande teatro. Ed è così, perché i sogni, i nostri desideri, se ci mettiamo carica, passione, energia, prima o poi si avverano. Quindi dobbiamo vivere la vita che abbiamo sempre sognato, sempre. E io sono da sempre stata una persona libera, ok? A volte Quindi, io mi prendevo, ancora oggi alcuni mi prendono in giro, a me non mi frega niente, perché noi dobbiamo vivere, dobbiamo essere noi stessi, dobbiamo essere noi, non dobbiamo mai imitare qualcun altro, oppure mai intimidirci, ok? Questo vivere senza regole, purtroppo le persone oggi vogliono intimidirci, vogliono attaccarci sempre. Il popolo vuole sempre trovare qualcosa che non va e non apprezza quello che va. Purtroppo questo è il vivere per me il vivere senza regole. Viviamo senza regole, siamo noi, ok? Non dobbiamo avere paura di manifestarci a 360 gradi. Luigi, io in realtà ti volevo fare altre 300 domande, però purtroppo non possiamo perché il tempo sta scorrendo via come, non lo so, come una clessidra rotta. Allora, Certo. quindi io direi di andare avanti, io salto un po' le mie domande mentali che avevo preparato e passiamo subito al punto in cui c'è un ospite che ti vuole salutare, una persona a te molto cara che è venuta stasera quindi insieme a noi. Allora, io ti dico, ti avviso, io so già che tra di voi scorre buon sangue, diciamo che è un collega col quale hai lavorato spesso, è un collega che spesso si dice siate agli antipodi. Ok, non c'è ancora questo collega, io non lo so perché non c'è. Non fa niente, gli mandiamo un I colleghi miei sono tutti come me, vedi? Anche perché, ok, ci sta, perfetto. E Beh, facciamo, si dice spesso che sarei un po' agli antipodi, stavo dicendo. imprevedibili. E quindi lo facciamo entrare. Vai, lo saluti tu, lo presenti tu. Chi è? Ok. Vediamo chi è. Ho ancora letto la foto io. Ehi là! Ma va, ma va. Il mio antagonista! Ma questo qua mi ha ammazzato. Ma l'hai fatto pure entrare? Questo qua mi ha ammazzato! Mi ha ammazzato nel musico Scugnizzi, ok? Don Saverio è morto a causa sua! Ho qui una Un foto, saluto. se Riccardo la condivide, appena può. Ecco, questa è la fine dello spettacolo. Ecco, i due che... Vabbè, guarda, questa è una foto bellissima perché è l'abbraccio dell'amicizia, credimi. Io ho sempre classificato gli amici, sempre, 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 perché purtroppo le batoste anche io le ho prese in amicizia. E quindi questo è l'abbraccio dell'amicizia, credimi, abbiamo avuto mille discussioni, litighiamo, ci picchiamo pure. Per gioco, ovviamente, però siamo amici davvero, davvero tanto. Lui poi, tra l'altro, è anche un bravo cantante, a me piace tantissimo la sua voce. E beh, poi abbiamo avuto questa lite a teatro, perché io facevo Don Saverio, lui faceva il Russo. Spero che continueremo a farlo, magari quando passerà questa movida, questa pandemia, ritorneremo al teatro con Scugnizzi, perché è un bellissimo musical. E che devo dire? Sto parlando solo io, ma. Ma sicuramente, sicuramente lo spero anche io. Come hai Ma detto, dove finirà sei in presto. macchina? Dove sei? No, sono sul balcone di casa, sul balcone di casa a prendere un po' di sole. Bene, 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 fai E bene perché chissà quindi che se possiamo andare al mare quest'anno. ho deciso di farti questa piccola sorpresa. Grazie, caro, Questa sorpresa. grazie. Sai, lo sai Io già. so tante cose. Io so che voi avete, diciamo, questa è una domanda un po' piccante, un po' scomoda, che non vi sareste mai aspettati, però io so che voi state lavorando su un nuovo progetto insieme. Ma vuoi sapere troppo adesso, vuoi Ma sapere dai, troppo adesso. accennateci qualcosa, giusto qualche informazioncina così.
buttata lì per caso, qualche spoiler. Guarda, posso dire solamente che a breve uscirà qualcosa dove ci saremo insieme, canteremo insieme. Basta, non dico più niente. È già una grande informazione. E io mi chiedevo, in questo brano, sarete sempre queste due personalità che si scontrano oppure avete cercato il No, punto? dai, stavolta no, ci scontriamo già tanto nella vita reale. Io lo picchio sempre, lui è così, allora, lui lo vedi Vabbè. com'è, il gigante buono, io lo picchio, però vinco io perché mi fa vincere, perché lui non ce la fa. Lui con un pugno potrebbe praticamente farmi, però non lo fa, non lo fa, mi vuole bene, non lo fa. Io invece vado, tanto non si fa niente, è inutile, mi faccio male io se gli do il pugno. Quindi facciamo le lotte, sì. Quindi, Allora e poi ti lui lascio mi ha vincere, ti ammazzato a lascio vincere. spugnizzi, invece stavolta faremo un video dove, un video, che dico, un pezzo, un brano, anche il video ci sarà sicuramente, un brano dove non ci scanneremo. Ma ci volete cantare questo live? Voglio dire, anche per esempio un pezzo del musical Pinocchio, un pezzo del musical Scugnizzi, qualcosina così, su due piedi a bruciapelo, se vi va. Cosa dici? Io? Cosa? Cosa Ah? mi hai chiesto? Non ho capito, Se scusami. volete cantarci qualcosa live così, a bruciapelo, su due piedi, qualcosa magari anche del musical Pinocchio, del musical Scugnizzi, non lo so. Ma sì, c'è il nostro pezzo, il musical Pinocchio, lui è Geppettino, lui fa il papino perfetto, fa, eh? Dai, 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 un poco poco. Senti, la vita è tutta da imparare e non si deve improvvisare, ma se mi ascolti io so come incominciare. Questo libro fa per te. Di più speciale al mondo non ce n'è. Qui dentro tu potrai trovare tutto quel che c'è da sapere. C'è un'altra sorpresa, indovina cos'è? Un bel vestito fatto apposta per te. Poi scopriremo il mondo insieme e impareremo a A volerci volerci bene noi, ma che ma che splendida splendida famiglia, famiglia, una una vera, vera meraviglia. sempre insieme io con te, come latte col caffè. Questo qua, per esempio, è stato un musical dove io ho scoperto il fanciullino che avevo dentro di me. Questo eterno bambino, no? È perché in questo musical ho scoperto questa cosa, insomma. È Pinocchio, lui faceva il Geppetto. Vedi? Ecco il ricercarsi che dicevo prima. Questa è una canzone bellissima, tra l'altro. Sì, infatti è tratta dal musical Pinocchio, giusto? Sì. Allora, abbiamo ancora qualche minuto, quindi io direi. Allora, Giuseppe, c'è qualcos'altro che vorresti dire al nostro Luigi? Quante cose mi Io, dice di mattina sera? vabbè, lui già sa che io lo stimo professionalmente e gli voglio un bene grande. Già sa cosa penso di lui e chi mi conosce lo sa. Grazie, prima e affetto reciproco. Emozione, sono anche un po' Sono emozionato, reciproci. sono anche un po' emozionato. L'affetto reciproco e anche la stima reciproca, credimi. Allora, ti volevo chiedere, Luigi, ma noi siamo tutti quanti i tuoi studenti, no? Tu sei lì che cerchi di sforzarti a sopportarci ogni giorno e canti male, poi uno si dispera, si rompe le valle, dice io non voglio più cantare, tu sei lì che ci corri dietro. Come si fa a conciliare tutte queste cose con la carriera poi tu effettivamente d'artista? Perché tu fai il doppio lavoro, no? Da una parte costruisci artisti e dall'altra parte devi costruire anche Guarda, questa è una come si fa? domanda. Come si fa? Come si fa? Tu sai la mia vita, no? Io insegno a Firenze, vado, torno,
poi vengo da Rienzo, faccio lezione, una pizza veloce con i miei e poi ritorno a Firenze. Cioè, questa è la mia vita. È dura perché comunque viaggio spesso, però guarda, con la passione si fa. La risposta è solo una, la passione. Se davvero, se a te piace quello che fai, lo fai e basta. Lo fai e basta. Io ritorno a casa stanco, sicuramente, ma è il sudore, il successo e la risposta alla domanda, alla tua domanda. Quel sudore, ok? Quando mi ritorno a casa e mi metto sul letto, sono stanco morto, faccio, ma voglio quando mi stanco di nuovo, domani, dopodomani, lo voglio rifare. Questa si chiama passione. È il Sì. sudore della passione. Domanda, un'altra domandina per progetti futuri. No, io so, io so un sacco di cose. Io so che Tante tu stai cose, lavorando fatti, un tante cose. altro Non ti devo progetto. dire niente in più, non ti devo dire che le dici a tutti. Allora, io so che tu stai lavorando dopo il live a Firenze, all'Hard Rock, che tra l'altro io ho un video, magari dopo lo mandiamo se abbiamo giusto 2 minutini. Dopo il live a Firenze, all'Hard Rock, nasce una bella amicizia con un chitarrista. Lo saluti tu? Vai, Ma salutalo. certo che lo saluto io, il mio fratellone, chitarrista straordinario, tra l'altro, Aniello Montella. Lo voglio salutare tanto. Con il quale state programmando, diciamo, di fare altri Sì, live, altre esibizioni. Parlaci un po' di questo certo. progetto. Come nasce, come mai la scelta del genere soprattutto? Allora, innanzitutto il progetto nasce ovviamente con l'Hard Rock, grazie all'Hard Rock, perché ho conosciuto Aniello attraverso il concerto dell'Hard Rock e dopo quel concerto c'è stato un bel successone, ci siamo divertiti tantissimo tra l'altro. Poi abbiamo deciso di omaggiare gli artisti, la storia, ok, della musica italiana, ok? E tutti questi artisti dagli anni 60 ad oggi, ok, che vanno omaggiati perché hanno fatto tanta carriera, tanta esperienza e ci insegnano tanto. E lo spettacolo si chiama appunto I migliori anni, ok? All'Hard Rock io ho presentato Pianeta Paolillo come dire, ho rappresentato un po' il mio pianeta, il mio mondo, completamente a parte, diverso dal pianeta Terra. Luigi, Sì. scusami se ti interrompo, volevo salutarvi, va bene? Mi ha fatto piacere stare Ciao con te. caro, grazie. Questo piccolo Già te ne saluto. vai? Ciao, ciao. Ti seguo lo stesso, ti seguo. Ok. Ciao, ciao, ciao a Ciao, tutti. ciao, ciao. Secondo me doveva mangiare. Scherzo, scherzo. È arrivata anche mia mamma. Qui, tra l'altro, mi vuole salutare. Beh, guarda, lei è mia mamma. No, ti metti di qua, guarda. Ecco qui, vedi? Ciao, Mia ciao. mamma che vuole salutare. Bella Liliana. E Liliana, sì, è lei. Io sto facendo la chiacchierata con lei. Non ci ha riconosciuto? È già tanto. Allora, e quindi, che stavo dicendo? Ah, è un progetto, diciamo, simile perché anche all'Hard Rock abbiamo portato quel tipo di repertorio, però stavolta si chiama I migliori anni proprio per omaggiare tutti questi grandi artisti che hanno fatto la storia della musica leggera italiana. E con Aniello è perfetto, perché Aniello è un davvero bravissimo, un chitarrista veramente bravissimo. Ma fa tante cose, tanti stili diversi, gli arrangiamenti sono diversi per ogni pezzo. Guarda, professionale Aniello, e mi ci trovo tanto, davvero mi ci trovo tanto. Allora, vogliamo ascoltare 2 minuti della tua apertura all'Hard Rock? Giusto 2 minuti, Riccardo, se ci condividi il video, Sì. giusto per comprendere gli esordi di questa cosa. Riccardo, ci sei? Non lo so. Riccardo? Ok, Riccardo non ci sta sentendo, va bene, non fa niente. Allora. Siamo Ma giunti. guarda, sicuramente sarà stato Firenze ciao!
Sicuro! Abbiamo, eccolo! Questa qui, tra l'altro, scusa, se Lilli, se permetti. Sì, certo che permetto. Questa qui è stata l'esibizione iniziale, che è bellissima, e io voglio salutare anche i musicisti, fammi salutare i musicisti, anche gli altri musicisti. Voglio salutare Anello Montella, in primis chitarrista, poi voglio salutare il bassista Mario De Vita, voglio salutare il tastierista Mattia Luciano. Spero che mi stai a seguire, Mattia, spero che mi stai a seguire. E poi il batterista Raffaele Capriati, saluto tantissimo. L'ho casato qui. Voglio dire, lo so che ami un altro, ma che ci posso fare? Io sono disperato, io ti voglio amare e sentire no. Bello. Alla conclusione di questa puntata è stato un piacere chiacchierare con te. Allora, però prima di darti, Riccardo, puoi anche togliere la condivisione schermo? Sì. Quindi, prima di andartene, facci un pezzo live, così il tuo pezzo forte, il tuo cavallo di battaglia. Ma dimmi tu cosa vuoi ascoltare. Vai, un tuo pezzo, il tuo pezzo, quello lì forte. Allora, visto che stiamo parlando dei migliori anni, a questo punto faccio il mio cavallo di battaglia, che è La voce del silenzio, un omaggio al grande Massimo Ranieri. Un pezzettino. Vorrei una voce, improvvisamente ti accorgi che il silenzio è il volto delle cose che hai perduto. Ma io ti sento, amore, ti sento nel mio cuore, stai riprendendo il posto che tu non avevi perso mai, che non avevi perso mai, che non avevi perso mai. Grazie a voi, grazie a te Lilli per questa chiacchierata, è stata una chiacchierata bellissima, a parte il fatto che noi chiacchieriamo sempre, figurati. Grazie a Enrico per la regia. Sì, c'è Enrico, giusto? Scusami, Enrico è quello che si è assentato, giusto? Sì. Enrico, magari ne facciamo un'altra pure con te, che te sei perso. Riccardo, un abbraccio a Riccardo per la regia, grazie davvero ragazzi per questa, per questa intervista, grazie per le foto, bellissime le foto che avete cercato, grazie, davvero. Un bacione. A un presto, bacio a sperando che questo Covid passi al più presto, così magari possiamo cantare di più e vivere meglio la nostra vita. Va benissimo, si augura, ce lo auguro. Certo. Ce lo auguro. Va bene Luigi, io ti saluto. Grazie. Ciao. Un bacio, ciao ragazzi. Ciao. E benissimo, siamo giunti alla conclusione di questa puntata. Questa è stata probabilmente l'ultima, ma non proprio ultima. Ultima solo perché ci prendiamo una pausa per migliorare il format, per migliorarci noi stessi. Quindi continuate a seguirci sulle nostre piattaforme social, quindi su Facebook, su Instagram, perché stiamo per sfornare qualche novità molto interessante. Per oggi è tutto, un bacio, alla prossima!